Com'è nata la passione per lo sci, la scelta di dedicarsi a questo sport? È nata in una maniera molto naturale. I miei hanno iniziato a portarmi a sciare quando ero piccolissima, veramente. E mi piaceva da matti. L'unica cosa che volevo appena uscita da scuola era andare a sciare con mio papà, mia mamma, mio fratello, tutta la famiglia insieme. E per me era proprio un regalo, era una cosa di cui non potevo fare a meno. Ecco, adesso lo sci italiano femminile soprattutto sta vivendo un momento importante, un momento di gloria. Che effetto fa farne parte? È molto strano, se ripenso a quella bimba che non vedeva l'ora di andare a sciare e mai più pensava di poter arrivare a fare Coppa del Mondo. Ora accorgersi di essere lì con le atlete che ho sempre guardato in televisione è bellissimo. Un obiettivo futuro? Rientrare il prima possibile e in maniera ottimale, nel senso con un ginocchio a posto, con un ginocchio che abbia recuperato al 100%. E ti parlerei di risultati già, però in realtà l'unica cosa che voglio ora è rientrare a sciare, ritornare a fare quello che amo e tornare a provare quelle sensazioni che mi mancano tantissimo. Ecco, nello sci, come in tutti gli sport, ma anche nella vita, la sicurezza, la protezione è fondamentale, tu l'hai provato sulla tua pelle. Sì, purtroppo io mi sono rotta 2 volte il ginocchio ed è l'unica parte del corpo praticamente che non possiamo proteggere. Tutte le altre, se ne ho occasione, le proteggo molto bene, usiamo il casco e in discesa abbiamo iniziato anche a usare l'airbag. Ed è una sorta di giubbotto che appena percepisce dei movimenti anormali si gonfia e funge proprio da airbag in caso di caduta. Quindi sì, pratichiamo uno sport pericoloso e per quel che si può è sempre meglio proteggersi nella maniera adeguata. Ecco, siamo in un posto che fa della protezione il suo stile di vita, ecco, la sua missione. Infatti la ritengo una cosa molto importante nella vita normale, ma anche e soprattutto per chi pratica sport pericolosi come il nostro, è fondamentale.